Salve a tutti e bentornati sul canale delle Perle di Vale. Oggi andremo a fare questa bellissima pochette, carinissima pochette. È in vimpelle, non è pelle buona, però è comunque molto carina. La potete acquistare sul sito Pandal Selected, poi vi metterò comunque tutti i riferimenti di dove andare ad acquistare. Io ho cercato di fare un video più breve possibile, speriamo che lo capiate tutti. È stato tutto cucito a mano, è già compreso di tutti gli accessori e questa è la pochette, la tracollina, vedete? Molto carina. Bene, detto questo vi lascio il video tutorial, mi raccomando andate sul sito Pandal Selected per prendere questo kit. Bene, come vi ho fatto vedere nell'anteprima, questa è la borsa. Questo è il codice. Il bello è che Pandal manda già tutto, guardate, già tutto forato per fare le cuciture. Abbiamo comunque una guida di come impostare i pezzi. Comunque vi faccio vedere e vi faccio vedere anche come li cucisco. Andiamo a togliere tutti i pezzi e per prima cosa andiamo a assemblare i vari pezzetti più piccoli e alla fine faremo tutta la base. Noi in questo sacchetto troviamo anche tutti gli accessori, un piccolo cacciavite perché dovremo andare poi a avvitare le nostre viti per mettere i vari manici e quant'altro. Abbiamo il cotone e abbiamo anche questa piccola diciamo spilla che andrà attaccata alla nostra borsa. Qui abbiamo i ponticelli e niente, quindi iniziamo. A noi serve solo un paio di forbici che mettiamo noi, per il resto è già tutto nel sacchetto. Vedete, abbiamo anche l'ago. Ce ne sono due, perché di solito si cuce con due, ma io non sono capace, quindi per adesso facciamo con un ago solo. Quindi andiamo a prendere, questi li mettiamo ora da parte per non perderli, e iniziamo per prima cosa ad attaccare, ad assemblare questo pezzo qui, che è in pratica il manico dove andrà attaccata poi qua, vedete? Questo è il manico che si tiene a mano. Quindi come facciamo? Dobbiamo andare a piegare, vedete che qui ha già i nostri buchi per le nostre cuciture, non dovremmo fare altro che piegare a metà e andare a cucire prima uno e poi l'altro. Non ci possiamo sbagliare perché vedete ci sono già i buchi per le cuciture, quindi andiamo a prendere un po' del nostro filo, infiliamo l'ago e iniziamo a cucire. Quindi pieghiamo questo, entriamo, vedete, è nero, fa fatica a vedersi, e nel buco sottostante. Non dovremo avere difficoltà perché di solito i buchi sono corrispondenti uno all'altro. Ora vi faccio vedere come iniziare. Scusate, ho iniziato la parte sbagliata, così, vedete, e andiamo a cucire piano piano il nostro la nostra parte dove andrà poi il nostro manico. Così prendiamo il buco sotto, portiamo su, poi andiamo di qua e usciamo di qua,
Vedete? E facciamo così per tutto il pezzo, poi vi faccio vedere tornare indietro. Vedete? Abbiamo cucito fino in fondo. Ora non è finita la cucitura perché così è brutta, quindi come facciamo dal di qua? Torniamo indietro infilandoci in questo buco qua e usciamo qua. Poi andiamo là dritto e andiamo in questo buco qua. Come vedete, la cucitura viene tutta bella perfetta e continuiamo così fino alla fine, che poi andremo a fermare il filo qua. Fermare, facciamo 2-3 punti indietro e avanti in questo modo, così. Poi andiamo qua e rifacciamo, ripassiamo qui, poi ripassiamo qui. Poi ripassiamo qui e ripassiamo qua. Questo serve per non fare il nodo di dietro perché poi è brutto, quindi andiamo a tagliare il nostro filo che abbiamo fermato. Vedete? Bene, io continuo anche di quest'altra parte e poi metterò le che andranno qua in questo modo, così. Vedete? Ok, bene, ci vediamo dopo. Ora mettiamo il nostro ponticello, chiudiamo e vedete questi, questi punti qua vanno a combaciare di qua in modo da venire cucito benissimo, vedete? Ora poi vi faccio vedere, prendiamo il filo dove abbiamo fatto prima, andiamo a bucare. Bucare, andare nel buco e andiamo a anche in questo buco qua. Facciamo lo stesso giù, andiamo e ci andiamo a infilare nell'altro, così. Vedete? E andiamo a fare la cucitura attorno. Poi vi faccio vedere al lavoro finito. Vedete, ho fermato il mio anella e sono andata a piegare questo in tre buchi sotto e ho ripassato, vedete, in modo da fissarlo bene. Ora farò così anche dall'altra parte, quindi andrò a mettere il mio ponticello o anello come volete. Andiamo metterlo tre buchi e iniziamo a cucire qua, poi qua, poi qua e poi ritorniamo indietro. Ecco che poi dovrà andare qua sopra con i nostri connettori, ma questo ci vediamo dopo. Ora prendiamo questo e andiamo a inserire, mettiamo dentro qua, in questo modo così. Vedete c'è dove c'è il buco e andiamo a prendere il nostro fermo, lo andiamo a inserire qua e chiudiamo in questo modo. Vedete? E questo è fatto. Ora andiamo a mettere, anzi, prima di tutto andiamo a cucire la nostra tasca. Questa è la tasca interna. Come va cucita? Vedete che qui si fermano i punti, quindi dobbiamo mettere questo a pari a questo, in questo modo, e andiamo a cucire di qua e di qua. Deve essere così, ok? Poi vi faccio vedere al lavoro finito. Bene. Abbiamo cucito la nostra taschina. Vedete, ho qui, qui e qui. Così. Ora andiamo a prendere la nostra, il nostro manico. Io mi devo scusare perché l'ho cucito alla rovescio. Qui, la parte
buona era questa più granulosa, mentre io invece l'ho cucito nella parte più liscia, ma io lo lascio così perché tanto è la borsa, è la mia, però voi non vi sbagliate, mi raccomando. Prendete la linguetta, andiamo a inserire nel nostro ponticello, nel nostro occhiello. Dobbiamo fare combaciare, vedete il buco che è sotto con questo, e questo dobbiamo andarlo a cucire in questo modo. E mi raccomando, il buco deve combaciare anche con questo qui. Quindi, come faccio adesso? Io vado qui nel primo, vado qui, poi cucio, inserisco nel primo buco, poi nel secondo e porto su il filo. Abbiamo il buco corrispondente, non vi potete sbagliare. Io continuo. Cucio qui e di qua e poi ci vediamo. Ora vedete, ho cucito tutte e due e andiamo a mettere le nostre borchie in questi due buchi, in questo modo qui. Se avete messo bene il tutto, deve venire a pari. Ecco qua, vedete? Ora andiamo a mettere il nostro, diciamo, soffietto. Ora andiamo a mettere il nostro soffietto, diciamo. Come facciamo? Dobbiamo mettere, prima infiliamo l'ago nel primo buco, in questo modo, così, perché dobbiamo portare giù, in pratica dobbiamo bloccare anche uno senza questo nero, perché poi viene bloccato bene in modo che non si alzi. Quindi mettiamo nel secondo buco, vedete qui, prendiamo questo e lo mettiamo nel secondo buco, in questo modo deve venire così. Presa una di qua, una di là, io poi porto il filo un po' più vicino e gli faccio un'altra passata in modo da bloccarlo bene, così quando andrò a cucire il tutto non mi si sposta. Poi dopo alla fine cucirò, ci ripasserò un'altra volta. In questo modo, vedete, ho fatto due passate e vado fino alla fine da quest'altra parte. Mi raccomando, nella piega, nella curva dovete accompagnare questa striscia in modo che vengano sopra ogni buco e non vi potete sbagliare neanche a fare la curva, perché se infilate in ogni buco che corrisponde a questo e questo, vi trovate benissimo, quindi vi viene perfetto. Poi vi faccio vedere, adesso io continuo fino alla fine e poi dopo vi lo faccio vedere quello che intendevo. Ok, abbiamo attaccato il nostro soffietto e la nostra parte del taschino, vedete? Ora attacchiamo questo taschino nella parte dentro e deve andare, vedete? Ci sono i segni dei buchi e dobbiamo mettere a pari in questo modo, così. Ok? E andiamo a cucire tutto. Raccomando, come avete fatto prima inserite il filo qua, poi prendete nel secondo,
scusate, così, vedete, prendete qui nel primo, poi nel secondo e iniziate a prendere anche il taschino sotto in questo modo. Vi ricordate, dobbiamo fare la stessa cosa di prima, vedete? Poi ripassiamo che in questo, che così fermiamo il taschino e continuiamo a cucire in questo modo, vedete? E ci vediamo alla fine. Ok, vedete? Abbiamo cucito anche il nostro taschino interno. Per ora mettiamo da parte perché poi dovremo andare a cucire quest'altra striscia, quest'altro soffietto, ma prima di fare questo dobbiamo attaccare l'altro, gli altri anellini, diciamo, e in questo modo dobbiamo sempre fare combaciare tutti i buchi. E dobbiamo andarlo a cucire in questo modo qua, così. Quindi ago, iniziamo dalla parte qua, ci prendiamo insieme tutte e due e andiamo nel buco. Ok, vedete, abbiamo messo i due ponticelli, anellini, come volete chiamarle, con le loro linguette. Ora dobbiamo andare a cucire come abbiamo fatto qua, in questo modo, lasciando il primo buco, dobbiamo fare sempre la stessa cosa. Infilare nel primo buco, poi nel secondo prendere tutte e due e andiamo a fare il giro attorno come abbiamo fatto con l'altro. Quindi non vi preoccupate perché se fate bene il primo, quindi deve andare così, vedete? Qui il buco lasciamolo libero e iniziamo ad attaccare questo da di qui in poi e vi verrà tutto perfetto. Ora io cucio e vi faccio vedere poi alla fine. Vedete cosa intendo? Vedete? Io ho cucito qui, ho lasciato questo buco e poi inizio ad attaccare la mia striscia. Vedete? Quindi andiamo avanti sempre così fino alla fine. Poi dopo andremo ad attaccare l'altro pezzo in questa maniera, così. E la borsa sarà quasi finita. Quindi ci vediamo alla fine di tutto. Ok, vedete, ho attaccato anche il pannello davanti. Qui abbiamo il nostro taschino e la borsa è quasi finita. Qui andrà chiuso così. Ora dobbiamo metterci, vedete com'è? Ora dobbiamo mettere solo tracolla. Come facciamo? Andiamo. Prendiamo, apriamo. Vedete, qui abbiamo due buchi, quindi mettiamo sempre dalla parte davanti quella più granulosa. Facciamo così
combiniamo i due buchi e mettiamo dalla parte sopra questo, infiliamo nel buco sotto in questo modo, vedete? E andiamo, vedete, così prendiamo la nostra vite da sotto con il nostro stringiamo. Ora mettiamo la nostra tracolla, vedete, abbiamo diversi buchi, infiliamo la nostra tracolla, chiudiamo ed ecco qua la nostra borsa finita, vedete? Carina, vedete? E questa è la nostra sacolla. Ok, bene, io spero che il video vi sia stato d'aiuto, vi sia piaciuto. Questo è un kit, lo trovate su Pandal Selected, poi vi metto comunque il link. E niente, se il video vi è piaciuto mettete pollice in su, attivate la campanella per rimanere aggiornati di tutti i video che inserirò, e ciao al prossimo video!